tanto il ciclo di incontri, e la seconda volta ci siamo qui a Flacco, dopo l'incontro inaugurale tenuto a proposito della nostra mente medievale. Questa sera siamo molto contenti di questo incontro, perché qualche settimana fa, nell'ambito delle iniziative dell'Associazione degli ex alunni del Liceo Flacco, si è tenuto un incontro in generale sul rapporto tra cinema e storia, non specificatamente medioevo, ma in generale la fotografia storica, tenuto da una nostra docente, quanto mai valida, ancorché presente qui questa sera, che è la professoressa Tiziana Liuzzi, che è docente di filosofia e storia presso questo liceo. E insomma, ricordo che si è dato un argomento quanto mai gradito al pubblico, ancorché un pubblico poco numeroso come quello di questa sera. Ma il secondo motivo di soddisfazione di questa sera è qui avere il professor Attolini, autorità, nessuno è perfetto, e quindi chiaramente che di cinema è sicuramente un grande conoscitore, un grande esperto, e terzo motivo di soddisfazione è di avere qui Raffaele Lucino, che penso metta piede in questa aula magna dopo qualche semestre, diciamo così, dopo 46 anni interrotti, quindi avendo appunto frequentato la scuola per molti di noi. Quindi questi incontri proseguiranno, noi ci auguriamo che le condizioni climatiche, anche quelle che ci portano a bella, così a raddoppiare o a seriare gli interventi, perché magari effettivamente ci sono anche altre cose interessanti, ci possano poi evitare di perdere interventi sicuramente interessanti come quello di questa sera. Io ne ho seguiti, io ho fatto quello che ho tenuto io, li ho seguiti tutti salvo quello di Uber, per cui sono convinto che alla fine poi tutto si tenga, cioè anche la differenza di argomenti, la differenza anche di voci, la differenza di impostazioni chiaramente metodologiche oltre che di studio, possano poi tenere insieme le tessere, questo mosaico, la cui sinopia l'ha costruita direi Raffaele, e che forse si renderà più manifesta a noi alla fine di questa nutrita serie di incontri. Quindi io cedo senz'altro la parola a Raffaele, perché tu voglia cominciare con l'esordio tu, cedo la parola a Raffaele, come al solito lo schema è lo stesso, poi interverrà il dottore Attolini, e poi naturalmente se ci sono interventi, e adesso non spegnete ancora perché deve parlare appunto Raffaele. Allora, buonasera non solo a voi che state qui, ma alle migliaia di persone che ci guarderanno a partire da domani, perché questa ripresa andrà su internet, nella web TV del Centro Studi, addirittura sul secondo canale della web TV, e dunque guardiamo con maggiore ottimismo, Tonio, perché il vento è stato inclemente. Ma noi superiamo anche questi problemi, quindi non guardiamo alle presenze di questa sera, guardiamo alle presenze che saranno centinaia di migliaia di persone, perché i contatti che abbiamo ormai sono, non esagero, sono migliaia e riguardano tutto il mondo. Detto questo, c'è una cosa che vorrei dire subito, per introdurre Vito Attolini e il discorso che lui terrà questa sera, e però lo vorrei fare in maniera appunto non paludata, cioè non vorrei mettermi a leggere tutti i titoli, i libri che sono tanti, che Vito ha scritto ormai più di 20 anni, no? Si cominciava un po' dal cinema di Pietro Germi, sino al recentissimo Visioni retrospettive, la storia di cinema, che è uscito proprio qualche mese fa, e che io sono stato dietro anche di
di contribuire a presentare una giornata dedicata a Vito Attolini e al suo lavoro nella facoltà di Udine. C'è una cosa che, ecco, voglio dire in linea preliminare, scusatemi se ogni tanto avrò problemi, perché come sapete non è un periodo felicissimo della mia vita, però vedete, ho la giacca di velluto nero. Quando Raffaele Vicino indossa la giacca di velluto nero, vuol dire che ci tiene a quello che succederà in quella giornata. Vito, ho messo la giacca di velluto nero perché oggi per me è una circostanza, un'occasione di produzione culturale alta, forte, importante, perché l'idea che abbiamo di Medioevo, l'idea che tutti noi abbiamo di Medioevo, non è un'idea che nasce dalla manualistica. Noi siamo dentro la produzione di idee diverse di Medioevo e il cinema è un potente strumento di fabbricazione di immagini del Medioevo. Da decenni ormai discuto con Vito Attolini della forza, della capacità forte del cinema di creare immagini del Medioevo. Ma proprio questo è il titolo del tuo libro, no? Facesta la Dedo un ventennio fa, Immagini del Medioevo. E che tipo di Medioevo rappresenta il cinema? Ebbene, siamo arrivati a una conclusione, e devo dire che Vito me l'ha insegnata: il cinema non fa, non crea, non scrive, non presenta, quindi diciamo non rappresenta il Medioevo. Il cinema reinventa il Medioevo. E dunque esistono terreni profondamente diversi tra le immagini cinematografiche prodotte dal cinema, poi quando diciamo cinema, quali cinema? Cinema di Hollywood, i vari cinema europei, sono cose profondamente diverse, anche questo Vito ce l'ha detto molte volte. Dunque io ho imparato che l'idea che ha lo storico di Medioevo, qual è lo storico? In fondo ha lo stesso valore, perché anche lo storico reinventa il Medioevo, lo fa con documenti diversi, con finalità diverse. Su questo io ho sempre concordato e ripeto, devo anche a lui, infatti, di aver imparato a leggere il cinema non in maniera pedante come fa in genere il docente di storia. Poi c'è un altro motivo, ma qua c'è qualche mio studente, sa perché io penso che è difficile che il cinema riesca a rappresentare il Medioevo, semplicemente perché il Medioevo non esiste, è un prodotto culturale, anche il cinema è un prodotto culturale, allora si tratta di vedere le forme originali in cui si produce cultura su questi due piani. E il tema di questa sera parte da una consapevolezza. Una consapevolezza che ha bisogno dell'intervento critico dirimente di Vito Attolini. Cioè, probabilmente il 2009, forse il 2010, sarà ricordato come l'anno, comunque il periodo in cui si è cominciato a produrre film sul Medioevo, su tematiche fino ad oggi tenute in secondo piano. Perciò il titolo di questa sera è Dal Barbarossa al cinema sulle donne. Io voglio capire, il film Barbarossa di Martinelli, che è stato valutato come un fotoromanzo, nel senso peggiore del concetto hollywoodiano, cioè un ritorno a una cinematografia degli anni 60, però anche prima, cioè se si veniva, qui non è nessun mare che si è aperto, probabilmente qualche cervello di leghista che si deve essere aperto, quindi si è intrufolata la tuta e ha girato il film spendendo soltanto la miseria di 20 o 30 milioni di euro. Non si è ancora richiuso, questo è vero, qualche cosa la vedremo in questo film, anche dei trailer.
Ma a parte questo, che è datato 2009, nel 2009 sono usciti, e ancora usciranno nei prossimi mesi, alcuni film girati da donne, tranne uno, del regista spagnolo, e si chiamano Amenabar. Gli altri film, di cui probabilmente diremo qualche cosa stasera, sono tutti film che hanno avuto, che hanno delle donne registe. La più nota è Margaret von Trotta, ma anche la Stefania Sandrelli è molto nota, ma ci sono anche altre registe poco note che però hanno vinto dei premi importanti, il premio Locarno, il premio del Festival di Locarno, ma anche quello della provincia di Milano. Sono diversi film, adesso vedremo quali, che ci suggeriscono l'idea che probabilmente il cinema può cominciare a reinventare un'idea nuova di Medioevo, lasciandosi alle spalle l'idea del Medioevo che ci viene dal Romanticismo e dall'Ottocento, no? Che è stato a lungo il filone principale su cui il cinema ha prodotto film, il filone che nasce con Walter Scott, con la letteratura ottocentesca e poi prima novecentesca. Probabilmente oggi, grazie anche alle donne, si riesce ad abbandonare il concetto del Medioevo romantico ottocentesco, come anche del Medioevo periodo buio, e vengono fuori queste donne che sono intellettuali, che mettono in crisi per il solo fatto di esistere l'idea consolidata dalla manualistica che il Medioevo è stato un'età negativa per le donne. Guardate, ci sono ormai pochissimi studiosi del Medioevo che continuano a offrire questa immagine del Medioevo, un periodo in cui la donna è stata sottomessa. No, lo storico distingue la concezione che ha avuto il cristianesimo medievale della donna, Oddone di Cluny che la definisce un sacco di escrementi, dal fatto che invece anche nel Medioevo altri centri sociali e altre ideologie hanno avuto della donna un'immagine profondamente diversa. In certi campi, per esempio la medicina, abbiamo avuto donne meridionali, Trotta, medichessa della scuola medica salernitana, prima o poi ci vorrà un film su Trotta. Ma ecco, al di là dei singoli personaggi femminili, a partire da quello stupendo personaggio messo in scena dal regista spagnolo, no? Ipazia, che è morta all'inizio del 400, no? Abbiamo avuto molti personaggi che il cinema sta recuperando e ancora di più recupererà in futuro. Ma quello che a me interessa sapere, e questa è una domanda specifica che rivolgo all'amico Antonino, e siamo di fronte ad un modo, ad un tentativo di leggere il Medioevo in maniera diversa, magari collegandosi a un filone culturale più elevato, quel filone che ha prodotto nella cinematografia europea dei capolavori come quelli di Bergman, per esempio, o come quelli di alcuni registi francesi, no? Cioè, stiamo forse per assistere ad una svolta, o anche questo sarà assorbito dalla solita immagine del Medioevo? Ecco, io su questo vorrei che poi alla fine il discorso che ci farà Vito Attolini ci fornisca alcune risposte di massimo, ovviamente. Quindi ti cedo la parola con piacere. Grazie al professor Tettorio e al professor Vicino per le parole molto generose nei miei confronti che un po' mi intimidiscono. Il professor Vicino ha anticipato gran parte di ciò che io avevo in animo di dirvi. Intanto partendo partendo da una premessa. Barbarossa e le donne, non è che ci sia un legame, anche a volerlo trovare per forza. Qual è la ragione per cui abbiamo accoppiato questi due temi? Una ragione
squisitamente esteriore, cioè il fatto che Barbarossa è uscito qualche settimana fa e i film sulle donne cui ha accennato il professor Licinio non sono ancora usciti, stanno per uscire, ma comunque definiscono già una fisionomia nuova dell'immagine femminile, quale è stata tramandata finora in tutti i film o in quasi tutti i film ispirati al Medioevo. Io ho intenzione di mostrarvi due brani in cui questa l'immagine tradizionale della donna del Medioevo viene in parte ridimensionata in senso più moderno e forse è anche più realistico. Ora, quando si parla di Barbarossa, un film su Barbarossa, è chiaro che si ricorre sempre alle fonti documentali e si è spinti necessariamente a comparare i risultati più o meno artistici del film alla verità storica. Questo è accaduto un po' meno per quanto riguarda i film medievali, dico medievali ovviamente, film sul Medioevo, medievali che hanno trattato personaggi femminili. Questi film hanno avuto una maggiore libertà di movimento in quanto in parte dispensati dal fatto di dover trovare degli agganci storici molto precisi, cosa che probabilmente non accadrà con i film in cui appaiono personaggi come il Tegato di Bingen, Impazia e Cristina e Cristina. Cominciamo subito con il Barbarossa. Barbarossa è nato con una macchia d'origine indelebile forse, cioè il fatto che il film è stato voluto fortemente dalla Lega di Bossi, avventuratosi in un'operazione culturale probabilmente incompatibile con la stessa Lega. Comunque è stato voluto, ci hanno messo un sacco di soldi e l'hanno realizzata contravvenendo ad alcuni loro principi. Il film è stato girato ad esempio in Romania e si sa quanto i romeni siano amati dalla Lega. Il film è stato interpretato da attori, nessuno dei quali italiani, tutti attori stranieri, perché hanno però interpretato ruoli ad eccezione di Federico Barbarossa, ruoli di italiani. Il film, poi un altro dettaglio, è stato girato in Romania anche perché in Romania hanno speso meno soldi. Quindi tanti elementi che diciamo non sono determinanti circa la riuscita del film, ma comunque servono a porre, a ridimensionare questo tipo di operazione. Quindi questa che ho chiamato macchia d'origine del film ha determinato una levata di scudi pressoché unanime. Io ricordo pochi film in cui la critica è stata così concorde. Di solito io mi insospettisco in questi casi, vuol dire che qualcosa non c'è, qualcosa non funziona. È lungi da me dare un giudizio positivo al film di Martinelli, vorrei sottolineare alcuni aspetti che in parte non mi convincono circa questa presa di posizione unanime della critica. Ora, è necessario che vi accenni un po' alla trama del film, una trama che è decisamente romanzesca, fin dalla sequenza iniziale, perché il film di Martinelli vuole riproporre il modello del colosso storico, detto in soldoni anche polpettone storico, e tutta la struttura, tutta la trama del film porta verso questa direzione. Il film inizia nel 1158 con l'episodio di Alberto, che sarà l'Alberto da Giussano, il tredicenne che scorazzando nel bosco vede un cavaliere che è poi Federico Barbarossa e lo vede assalire un cinghiale, riesce, adesso non ricordo bene perché il film l'ho visto un paio di mesi fa, riesce a salvare Federico Barbarossa, episodio che determinerà poi nel seguito del film un atteggiamento benevolo
dell'imperatore, adesso Alberto D'Alto Giussano, oramai cresciuto, è deciso a fondare la Lega Lombarda. Poi ci sono gli episodi dei paralleli innamoramenti dell'imperatore e di Alberto, uno con Beatrice di Borgogna, Federico sposo Beatrice di Borgogna, mentre Alberto da Giussano, non ancora da Giussano, sposa Eleonora, una ragazza un poco ritenuta un po' una strega, perché era sfuggita ad un fulmine che aveva ucciso invece coloro che erano vicino a lei. E questo nel periodo storico in cui si svolge il film costituiva motivo di almeno di sospetto verso questa donna. Quindi sono alcuni episodi in cui descrive il progetto di Federico II di di diventare imperatore mondi, di un regno universale, e il contrasto che questo suo progetto provoca rispetto ai comuni lombardi, i quali si oppongono. Ma Federico, come sapete, riesce a distruggere Milano, e in questa lotta, in questa battaglia, i fratelli di Alberto muoiono tutti. È questa la molla che spinge Alberto a creare una lega di comuni lombardi per contrastare più efficacemente l'imperatore. Come vedete, siamo nell'ambito del romanzesco, perché un episodio politico così importante viene riferito a un fatto squisitamente privato, a un dolore privato, qual è quello di Alberto, che si vede privato dei fratelli. Viene fondata la Compagnia della Morte e si giunge alla battaglia di Legnano. In uno degli episodi iniziali noi vediamo l'imperatore Federico che consulta il Descartes di Bingen, una monaca visionaria, la quale gli dice: guardati dalle falci, che per te significheranno la sconfitta, e guardati anche dall'acqua. Questa predizione si avvera perché durante l'assalto dei carri della Lega Lombarda a un certo punto spuntano fuori migliaia di falci, cioè migliaia non sono centinaia, perché oltretutto le comparse erano poche, quindi il film, che non ha potuto neppure contare sugli effetti speciali, ha dovuto limitare un po' la consistenza delle truppe della Lega Lombarda. A un certo punto vengono fuori le falci e infatti durante la battaglia di Legnano Federico subisce una cogente sconfitta. L'acqua poi tornerà, e infatti per Federico significherà la morte, perché sapete che durante una crociata, durante la terza crociata, si bagna nelle acque di un fiume e viene travolto e il fiume muore. Il gran finale è la conclusione di questa battaglia, è la ricerca di Alberto di Federico, perché è rimasto tra di loro un legame, un feeling particolare, sempre riveniente dall'episodio iniziale del salvamento di Federico ad opera del piccolo Alberto. Alberto trova sul campo di battaglia il cavallo di Federico morto e va alla ricerca di Federico, ma non trova Federico, trova invece Eleonora, cioè la sua donna, la quale era stata condannata al rogo, e in una scena del film noi vediamo la ragazza bruciata sul rogo. Colpo di scena finale: la ragazza bruciata sul rogo non è Eleonora, ma un'altra persona, un'altra donna, per cui Eleonora, vestita in abiti maschili, combatte con le truppe della Compagnia della Morte, e anch'essa partecipe della vittoria su Federico.
Barbarossa. Come vedete, una storia molto, molto romanzata e in alcuni punti molto poco credibile, soprattutto nell'episodio finale del ritrovamento di Eleonora, che si credeva bruciata sul rogo. Al di là di tutto questo, però, il film elude alcuni momenti storici fondamentali che definiscono la figura e il progetto imperiale di Federico. Cioè, Federico viene rappresentato come un usurpatore, come un dittatore centralista. Ora, questo, e su ciò il professor Vicini potrà dire qualcosa di più preciso, questo è una distorsione del ruolo politico che egli ebbe nel corso del suo regno. Federico Barbarossa era re d'Italia e di Germania, quindi quando i comuni lombardi si rivoltarono contro di lui, era suo compito intervenire e sedare, riportare ordine in questa situazione. E anche perché poi i comuni lombardi, i comuni del settentrione, erano sotto la minaccia del comune milanese, che era il più potente fra questi, e quello era il loro vero nemico. Di tutto ciò però il film si dimentica e cerca di collegarsi, e si collega a tutta una tradizione ottocentesca della figura dell'imperatore della Lega Lombarda, soprattutto il Berchet. C'è una poesia del Berchet, adesso non ricordo bene quale, ma soprattutto la poesia di Carducci, la famosa poesia sul Parlamento, il Parlamento, no? Vi ricordate? L'abbiamo studiato tutti a scuola. Mi sovvienici, Alberto da Giussano, Calenti di Marzo, ripetuto per due o tre strofe. Ora, Alberto da Giussano è un personaggio nato dalla leggenda, non è esistito. Perché? Anche perché il comune di Giussano nel XII secolo non esisteva. Quindi è una invenzione puramente letteraria, cinematografica, alla quale però Martinelli molto di buon grado aderisce. Ma dalla sua ha un precedente illustre, quello appunto del Carducci, il quale, diciamo, è caduto in errore, si può dire, non, anche lui parla di Alberto da Giussano come eroe. Non c'è, non funziona. Ma c'è un altro film che è interessante, che risponde a una questione che aveva posto a Turini prima parola. Questo film qua è Mondana Ordinaria, che è un film, un docufilm, cioè un film a metà tra il lungometraggio e il documentario, opera di una giovane regista, opera prima di Daniela Persico, prodotto quest'anno, presentato con successo al Festival di Locarno. Si tratta di un film che narra la vita di tre donne bergamasche, quindi siamo nel tempo del 1300, a partire da documenti reali, i loro testamenti. Si chiamano Alessia, Adeleida e Grazia, e soltanto di Alexia voglio dire una cosa che risponde a una domanda che tu avevi posto. Leggendo questi documenti, la regista si è resa conto che nel testamento di Alexia, che è una proprietaria terriera nobile, tutto viene lasciato ai suoi due fratelli, Giovanni e Martino, che sono stati suoi amanti, a condizione che non vendano le terre e nulla modifichino, altrimenti tutto finirà al consorzio per la misericordia maggiore. Cosa succedeva nel Medioevo sul piano dei rapporti sessuali?
questo medioevo tutto comunque in cui non ti puoi permettere di alzare gli occhi o perché la donna non sa con gli escrementi o perché è mandata la diavola, poi scopriamo leggendo testamenti, documenti notarili registrati per si notare, che una donna non ha nessun imbarazzo a dire che lei è stata l'amante dei suoi due fratelli. E così anche le altre donne, pellegrine che vanno in convento e gli si danno la bella vita, ma sono storie vere che rovesciano l'immagine, anche l'immagine dell'intellettuale, che ci presenta un medioevo palpitante di sessualità, di sensualità, di carnalità, che poi in fondo è il medioevo pasolino, è stato tu rappresentato benissimo. Ecco, io direi che questo film qui è un film che non riusciremo mai a vedere perché in nessun circuito sarà presentato, se si riesce a vedere su internet. È l'altra faccia di un'Italia del Nord che non è leghista. E che nonostante Bergamo sia. Ultimissimo film, qua non c'entrano le donne, c'entra il Medioevo, non abbiamo nessuna immagine perché me ne sono ricordato dopo. È un film di un giovane leghista che si chiama Stefano Amadio, sembra molto medievale come cognome. E ha girato questo film che si chiama Malatempo, ambientato sulle montagne dell'Abruzzo nel 1270, non ce l'ha fatta rientrare nell'età di Federico II, in cui c'è una famiglia che non si rende conto dei rischi cui va incontro a causa del possesso di un oggetto misterioso e incantatore in grado di orientare il loro destino. Come è stato definito questo film, un altro film che non vedremo mai, lo ha dichiarato l'autore, e mo a te il compito quando uscirà di vedere se lui ha ragione e in che cosa non ha ragione. È un western medievale, un thriller noir. Hai vinto? Perché te lo sto citando? A proposito della contaminazione, un thriller noir con molti omicidi ma senza sangue. Chissà che cosa meravigliosa deve essere questo film. E noi invece dobbiamo andare a contentare il film come Barbarossa. Comunque sottoscrivete la petizione. La petizione per ancora. Sì, abbiamo fatto questo mercoledì apposta. E questo sarà detto ovviamente anche della nostra web TV. Vi ringraziamo per questi volontari che appena usciranno da qui saranno congelati. E quindi potrete diventare attori di un film dell'orrore, noir, western, musical, in costume. Grazie a tutti. Grazie per l'attenzione.